Buonasera a tutti e ben arrivati in nuova diretta. Stasera parliamo di riciclo. Riciclo che è un'ottima abitudine. Cosa significa riciclare? Significa dar nuova vita a un prodotto vecchio, un prodotto usato. Viene in mente la plastica che prende nuova vita, viene in mente la carta. E con agganciandomi al riciclo, ecco che arrivo a parlarvi di tigna, arrivo a parlarvi di verruche, arrivo a parlarvi di micosi e chi più ne ha più ne metta. E direte: cosa c'entra un parrucchiere con il riciclo, la tigna, cosa c'entrano, cosa sta dicendo? È impazzito. No, non sono impazzito e ti voglio dare delle informazioni che non so se hai mai saputo. Ti svelerò, fra due minuti ti svelerò alcuni dei trucchi che vengono normalmente utilizzati in alcuni negozi di parrucchiere, non in tutti per fortuna, ma in alcuni ancora oggi vengono utilizzati e alla grande anche. Mi presento due secondi per gli amici che non mi conoscano. Io sono Paolo e ho un salone di parrucchieri, chiaramente, insieme alla mia socia Rosy a San Colombano all'Ambro. Abbiamo iniziato 30 anni fa questa avventura, circa 30 anni fa, e durante il percorso di questa avventura ho girato parecchi negozi perché prima seguivo corsi ovviamente e poi alla fine sono arrivato a tenere corsi e li ho tenuti veramente sia in sale di albergo sia all'interno dei negozi. E adesso parliamo proprio di tutte queste problematiche. All'interno di tanti negozi ancora oggi si ricicla. E come vi spiegavo prima, non è che il riciclo è sempre positivo, perché qualcuno prende questa parola in maniera, la interpreta, diciamo, mettiamola così, la interpreta come? Riciclando l'asciugamano del cliente di prima. Riciclando la mantellina del cliente di prima, riciclando il camice del cliente di prima. E tornando a bomba sul nostro problema principale, cioè verruche, tigna, micosi in genere, come vengono trasmesse? Punto di domanda. Perché avviene questa trasmissione? Principalmente per contatto. Uno dei sistemi principali è proprio il contatto, cioè io soffro di un fungo, mi viene messa la mantellina, la stessa mantellina, magari non al cliente dopo, ma al terzo cliente viene rimessa automaticamente il mio fungo. Perché si arriva a fare questo? Per quale motivo succedono queste cose? È semplice, è molto, molto semplice. Per dato che ho un attimo connessione internet. Mi stavo dicendo, per i costi. Due strade ci sono in questo caso. O il parrucchiere prende una società che gli gestisca questo genere di servizio, oppure si crea lui una lavanderia. In entrambi i casi parliamo di costi abbastanza elevati. Noi per esempio abbiamo una lavanderia nostra, c'è un piccolo, nella lavanderia nostra abbiamo dovuto affittare uno spazio per avere la lavanderia nostra, abbiamo dovuto acquistare mantelline, asciugamani a sufficienza per dare il cambio a tutti i nostri clienti, abbiamo dovuto comprare lavatrici, asciugatrici e igienizzanti che costano tanti soldi e hanno un'incidenza alta. Stesso discorso se ci si rivolge a una lavanderia esterna, hanno dei costi elevati comunque, perché oggi lo sappiamo che tutto costa, idem con patate, con gli asciugamani di carta hanno dei costi. Adesso vi racconto un aneddoto. Sapete cosa è successo alla riapertura del lockdown? Ve lo spiego subito. Non riuscivamo più a trovare le mantelline per fare le tinte. C'è stato un momento, appena aperto, no,
ma dopo un mesetto non si trovavano più mantelline per fare la tinta, mantelline di plastica normali. Non ce n'erano, finite. Sapete perché erano finite, mandati i rappresentanti? Perché la gente iniziava a usarle per tagliare i capelli, terrorizzati dal Covid, allora metteva la mantellina di plastica per tagliare i capelli. Adesso si trovano in quantità industriale, è finita. Adesso si ricomincia a usare di nuovo le mantelline e riciclarle di nuovo da capo, come se niente fosse. Chiaro, ripeto, che tutto questo ha un costo che ovviamente il parrucchiere se ne fa carico e poi dopo è logico che la piega non puoi pagarla 15 euro, perché se io ho già io un solo di materiale di pulizia, cioè di igiene, di ricambio, quasi un euro di spese, togli le tasse, togli l'IVA, non sei stupida, va da sé il perché non può costare prezzi eccessivamente bassi. Però ti faccio una bella domanda adesso. Quanto vale la tua salute? Personalmente sono sempre stato fortunato, attento e fortunato, non ho mai preso, a parte una volta una verruca che mi è toccato andare in ospedale e farmela bruciare, per il resto non ho mai avuto altre problematiche di questa tipologia. Ma chi ne soffre sa quello che sto dicendo, chi ha provato sa bene quello che sto dicendo. E non è così semplice liberarsene dopo, per carità. Non è nulla di grave, ma non è neanche così scontato liberarsi da questo genere di problematiche. Per cui il mio consiglio è quello di dire, siamo con le connessioni che vanno e vengono. Sto dicendo, la tua salute è la cosa più importante di ogni cosa, di ogni eventuale situazione o ogni eventuale piccolo risparmio che ci può essere. Se vuoi avere qualche informazione in più, clicca il pulsante là sopra, accederai direttamente al nostro link e troverai un blog che parla di tutto quello che è il mondo capelli. Se invece ami guardare video, se vai sul nostro canale YouTube ci sono caricati più di 100 video, che anche quelli in cui parliamo di tutto il mondo capelli. Oggi mi sono voluto prendere una parentesi importante perché è giusto guardare anche alla salute delle persone che decidano di accedere a un servizio come il nostro. Grazie di tutto, buona serata e buon weekend, perché oggi è venerdì sera, per cui buon weekend a tutti. Ciao, ci vediamo mercoledì con una nuova diretta.